Retroguardia giallorossa, attenzione poi sulla palla vagante, Awa il primo, il tocco verso Emmers da parte di Belkheir, Emmers, il vantaggio dell'Inter, il gol di Emmers, secondo minuto nel secondo tempo, Emmers porta in vantaggio i nerazzurri. Sì, una bellissima azione, sono andati, hanno cercato di penetrare centralmente, ci sono riusciti con la penetrazione di Emmers, che è riuscito a trovare il tempo giusto e lo spazio giusto per trovarsi davanti al portiere e trafiggerlo con un tiro sul secondo palo. Rivediamo il tocco per Emmers di Belkheir, Emmers che si ritrova solo davanti a Crisanto e lo fulmina insaccando un gol che spezza l'equilibrio, apre le marcature, realizzato proprio dal giocatore che sembrava in forze perché non in grandi condizioni. Della Pisa, ancora Emmers in mezzo a due, Emmers prova l'ingresso in area, Emmers fa fuori una serie di giocatori, Emmers 7-1 Inter, un grandissimo gol di Xian Emmers, appena entrato in campo ha saltato ostacoli in slalom all'interno dell'area di rigore e poi con il mancino pallone all'angolino, grandissimo gol del belga, ci ha messo 2 minuti per entrare in partita e far gol Emmers. Guardate la grandissima azione personale di Emmers che si mette in proprio e poi riesce, vincendo anche un rimpallo con il mancino, a mettere all'angolino. Inter 7 Pisa 1. Fortunato in un rimpallo, ma ottima idea, bravissimo, sembrava, come dicevi tu, non... La difesa del Pisa ha segnato Xian Emmers, entrato dalla panchina, trova il suo secondo gol in campionato. Xian Emmers. Intanto la battuta di Emmers, il palo, il gol, e arriva la rete, messa a segno da Mouton dopo il palo di Emmers, la battuta. Appoggio di Rover per la corrente, Emmers, il gol di Emmers, l'Inter in vantaggio, 2-1 all'84esimo, in inferiorità numerica, sono comunque i nerazzurri che tornano in vantaggio e il merito di una grande finalizzazione di Xian Emmers. Un grande inserimento da parte di Emmers, ottimo però il lavoro di Rover che ha controllato bene questo pallone sulla destra per servire a Emmers a rimorchio, che ha controllato bene, ha battuto con rapidità cogliendo impreparato Ravaglia. Una delle poche volte in cui nel secondo tempo l'Inter... Emmers prova ad affondare contro Mazza, il cross basso di Emmers, il gol dell'Inter, il gol di Zaniolo, 1-0 per i nerazzurri, il tocco sotto porta vincente, Inter 1 Bologna 0. La prima volta che l'Inter è riuscita a cambiare gioco, è riuscita a trovare Emmers in ampiezza, un po' in ritardo Mazza nel raddoppio, buono il cross di Emmers, fortunata la deviazione di Belkheir che ha servito Zaniolo, e poi un po' indeciso Ravaglia in questa situazione si è fatto sfuggire il pallone proprio in mezzo alle gambe. Intanto Emmers, il pallone in mezzo con la possibilità, il gol! Rover alla terza circostanza non fallisce, 2-0 Inter con Matteo. Per palla buona per l'Inter, area di rigore, ancora Emmers! Il raddoppio dell'Inter, Xian Emmers finalizza sull'assist di Rover, stessi marcatori della gara con il Bologna, prima Zaniolo e poi Emmers, Udinese 0 Inter 2. È la prima volta che sono riusciti a servire Rover sulla profondità, ha fatto vedere quelle che sono le sue qualità, e ancora una volta Emmers, come spesso ci fa vedere, si fa trovare in posizione di battuta e qui deve solo spingere a rete quello che è un assist d'oro. Solo il belga da sinistra, il capitano dell'Inter, prova a inventare una magia. Emmers profondo sul secondo palo, la spizzata, la grande parata e poi ancora una volta Pavoni a salvare tutto. Ma che occasione per l'Inter! Adesso a scriverlo. Chio Verona che ha rischiato tantissimo e rischia anche adesso regalando il pallone ancora ad Emmers. Che chance per l'Inter! Emmers per il gol che arriva di Adorante, era nell'aria, alla fine lo ha trovato Andrea Adorante. Primo gol in campionato per lui, erroraccio del Chievo in fase di disimpegno, regalo a Xian Emmers che ha mostrato come si fanno gli assist, pallone perfetto per Adorante che da lì davvero non poteva sbagliare, lo rivediamo, Emmers che prova ad attaccare, l'inserimento di Emmers, il cross sul secondo palo, grandissima occasione per Adorante che non riesce a trovare la deviazione decisiva, sembra aver preso coraggio, ancora con Emmers, ecco. Tutto con velocità. A destra Emmers, ma altra persona, teso in mezzo Rover, il gol di Rover sul secondo palo, arriva, anticipa tutti Rover per l'1-1 Inter, la firma è quella di Matteo Rover, un gol da attaccante di razza per Rover che trova l'angolino giusto, anticipa tutti sul traversone di Xian Emmers, grandissima la torsione di Rover, il lotto in mezzo a 4, ancora con Lidio, con la...